bella serata organizzata da Italia Viva, che vuole dimostrare ai cittadini toscani che noi siamo per lo sviluppo, per l'impresa, per il lavoro, per un lavoro che crea reddito e che quindi non mette le tasse alle imprese. Le tasse alle imprese sono un limite allo sviluppo e all'economia. La plastica non è il nemico da demonizzare, le produzioni sono importanti rispetto ai livelli delle imprese, dobbiamo sviluppare coscienza, cultura del riciclo, utilizzo responsabile, ma dobbiamo anche riutilizzare il prodotto, dare consapevolezza del valore di tante aziende, quindi da qui c'è un distretto industriale importante che dà lavoro a tantissimi lavoratori, la battaglia della Viva è per non mettere le tasse, quindi azzerare la tassazione che era stata prevista su tempo in finanziaria, non serve 3 miliardi, ma servono 200 milioni, dobbiamo portare a zero. Tasse sul lavoro, le tasse sull'impresa, perché serve sviluppo, serve economia, ma serve soprattutto Italia Viva, che riesce in questo momento a stare a fianco dei lavoratori, delle imprese che crea reddito, ma che sa anche rinnovarsi, che sa creare innovazione e ricerca su un prodotto importante che potrebbe essere riutilizzato. Bisogna aumentare la raccolta differenziata. Quindi sì, è una sfida, bisogna dare incentivi per modernizzare gli impianti, bisogna creare sviluppo, creare lavoro e non ostacolo all'impresa. Della Viva nasce per questo, nasce in Italia, nasce in Toscana nei prossimi mesi ci faremo sentire su queste e su altre battaglie per difendere le nostre aziende, le aziende producono lavoro, il lavoro produce occupazione, bisogna avere il lavoro, una crescita responsabile, una crescita che sia per lo sviluppo. Attenzione a non tornare a rimettere la gente indietro, la Viva per mettere la gente in avanti, per accelerare il riformismo della Regione Toscana. Thank you.